Sindaco, perché avete deciso di aderire a Sibater? Beh, ci è sembrato un progetto così bello, innovativo, ma anche semplice, perché alla fine è quello che si pensa tra noi amministratori del Sud, perché ci troviamo davanti a tanti terreni abbandonati e un'esigenza nuova di recuperare l'agricoltura. Quindi la necessità di recuperare terreni dove chi vuole investire in agricoltura, perché ricordiamo che negli ultimi anni c'è anche un ritorno, ed è questa una cosa positiva, proprio all'agricoltura, ma all'agricoltura di qualità per dare prodotti tipici, e quindi il progetto Sibeter era quello che veniva proprio quello che noi chiedevamo, diciamo che ci assiste bene, è un nostro obiettivo. Il recupero e la valorizzazione delle terre incolte, come si collega con terre incolte e abbandonate naturalmente, come si collega con la vostra idea di sviluppo locale? Perché una volta questi terreni erano coltivati dai nostri nonni, dai nostri bisnonni. L'agricoltura era una delle attività più tutti facevano, quindi l'attività più redditizia. Poi sono state abbandonate. Oggi c'è un ritorno all'agricoltura proprio perché il ritorno della qualità, perché noi siamo una città che puntiamo molto sulla qualità dell'aria e soprattutto la qualità del cibo. Il nostro progetto si chiama Latronico Città del Benessere, che riguarda non soltanto la qualità dell'aria, il fatto che abbiamo anche un posto termale e quindi sfruttare anche le acque termali, ma anche la qualità del cibo. E avere prodotti a chilometro zero significa avere prodotti di qualità che sono anche un attrattore turistico. Assessore, quali sono gli strumenti amministrativi che state mettendo in campo per gestire tutto questo percorso? Grazie al supporto di Sibater, abbiamo accelerato questo percorso amministrativo perché conosciamo tutti la burocrazia in Italia che è lenta, però grazie agli elementi che fanno parte di Sibater, ci hanno aiutato molto in questa fase. Infatti, noi abbiamo iniziato col censimento innanzitutto dei terreni. Abbiamo visto dove c'erano quei terreni con vincoli e li abbiamo accantonati. Abbiamo fatto una perizia proprio sui terreni per vedere dove si trovavano, se c'erano strade vicino, se erano comode, se erano seminative, se erano adatte ai pascoli. Quindi abbiamo fatto tutto questo lavoro che comporta tempo. Dopodiché, Sibater ci hanno aiutato anche nel fornirci l'avviso per mettere a disposizione anche i terreni privati, quindi persone che si sono trasferite oppure che non ci sono più, stanno lì incolti ed abbandonati, potrebbero interessare qualcun altro che è rimasto, che è tornato e che ci vuole fare qualcosa. Ecco, che idea vi siete fatti proprio dell'uso possibile di queste terre e chi sono poi gli attori del territorio che secondo voi possono essere interessati proprio all'uso, alla fruizione, alla valorizzazione? Allora, noi prima di Sibater avevamo già un'associazione che si chiamano i Custodi del Cece Ribelle di Latronico. In pratica noi abbiamo ripreso la coltivazione di un seme antico che ormai non si coltivava più e abbiamo 11 custodi al momento, tra imprenditori agricoli, giovani, casalinghe, ma pure pensionati. E quindi c'è questo movimento, diciamo, civico. Perché è misto a partite IVA e persone così del popolo che lo hanno voluto fare, che hanno accettato con entusiasmo questo lancio che abbiamo fatto. Però oltre a loro ci sono anche, noi abbiamo anche tante associazioni che si occupano proprio dell'animazione del territorio e quindi la valorizzazione non sarà soltanto agricola, almeno questo è il nostro pensiero. Su questo dobbiamo lavorare, ma anche di valorizzazione turistica, perché non abbiamo solo terreni da un punto di vista seminativi interessanti, ma abbiamo anche tanti boschi. Quindi adesso c'è questa volontà di creare delle cose nel bosco a livello turistico e quindi siamo proiettati su questa cosa sperando che accettino anche gli attori del nostro territorio appena siamo pronti con le idee e con tutto, perché le idee le possiamo pure raccogliere da loro stessi. Che dire più? Interessante è da parte di Sibater anche il suggerimento di mettere sotto forma di cooperative di comunità quello che abbiamo noi, perché noi dobbiamo stare connessi col territorio e questa cosa è bellissima, anche se
sarà, cioè, comporterà tempo per crearle, visto la mentalità innanzitutto dei nostri posti, però io veramente mi auguro che si possa creare una cosa del genere. Ecco, Sindaco, avete già avviato forme di condivisione e, diciamo, ascolto, interlocuzione con i cittadini, con gli attori del territorio su questi temi? Beh, ancora non siamo andati proprio nel pieno dell'attività, perché stiamo aspettando di fare questa presentazione che faremo, credo, nei prossimi giorni. Ci sarà questa, e quindi credo che poi tra i cittadini si aprirà un dibattito, e credo che sarà un dibattito positivo, perché l'ho detto prima, l'idea di Sibiter è un'idea così genuina, proprio stare nel tema, ma soprattutto un'idea così semplice. Molti hanno fatto questa idea, l'hanno tutti, dice, ma abbiamo tanti terreni abbandonati, c'è un ritorno all'agricoltura, c'è chi ha bisogno di avere questi terreni, quindi uniamo la domanda all'offerta e diamo dei prodotti di qualità che valorizzano il territorio, sono prodotti che valorizzano anche un tipo di cibo che ormai il futuro, la tendenza sarà quella, perché si cercherà sempre di avere di più il prodotto tipico e non il prodotto, quello, diciamo, di fabbrica, quello più di massa, e quindi diventa un simbolo, un'identità del posto, e diventa altrettanto un attrattore turistico, che poi è quello che noi cerchiamo. Quindi, in fase di presentazione, chi inviterete, che vi aspettate che arriverà alla presentazione? Beh, noi siamo nelle mani di Sibater, perché da parte nostra cercheremo di coinvolgere la cittadinanza, anche purtroppo voi sapete che gli eventi in questo momento devono essere distanziati, quindi non possiamo, però ci aspettiamo, oltre alla cittadinanza, anche dei grossi relatori, proprio per far capire che può essere anche un prova di lancio, non solo per l'Atronico, ma per tanti altri comuni, perché l'Atronico è uguale a 130 comuni della Basilicata, ma penso anche a tantissimi comuni dell'intero sud. Io vi ringrazio moltissimo, vi auguro buon lavoro. Grazie. E a presto. Grazie a voi. Grazie.